Benvenuti ad una nuova puntata di Oggi parliamo di. Oggi parleremo di poesia e lo faremo con Rocco Polistena. Benvenuto Rocco. Grazie per l'invito, ringrazio sia voi di Taurianova TV e sia chi ci ascolterà. Vi presento subito il nostro poeta. Ideatore e sostenitore del correntismo, ricercatore instancabile dell'umanità pura e bella, caparbio, incantato dalla cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce un uomo qualunque, alla ricerca dell'essenzialità dell'essere, divulgatore per passione, aspirante giurista agricolo per trasmissione dagli avi. Ritiene la poesia causa primaria del suo sentire, ritiene il dialogo costruzione autentica di una societas nuova. Ha scritto, editandole, Sillogi poetiche, di me l'anima, Albatros, il filo, un uomo qualunque, Città del Sole edizione, scorro il mio fiume sentimentale, Città del Sole edizione, l'ultima che presenteremo oggi, Nudo per nudo, Eretica edizione, ha collaborato alla raccolta dialettale Verso culture perdute, da lui stessa editata. Rocco, allora, iniziamo. Cos'è il correntismo? E questa è la prima domanda. Guarda, cercherò di spiegarti il correntismo e di spiegarlo con parole spicciole e un po' profanate, anche perché tu sai e già l'hai detto abimis nella tua introduzione, per me la poesia è il mistero che non va profanato, oltre che la vita, la doppia carne a me che si è rivelata. E il paso doble, che è quello che residua della mia umanità, perché la poesia in fondo è la mia umanità, lo sviscereremo. Il correntismo è quella pretesa filosofica o letteraria, e soprattutto poetico-filosofico-letteraria, di assimilare ciascuno di noi, ciascun uomo, ad un fiume in perenne piena. Nasce quasi come, diciamo, ex abrupto e all'improvviso da una lirica, da un lemma inserito in una lirica della raccolta Un uomo qualunque. Mi sono poi andato a documentare per vedere se fosse un neologismo. Effettivamente lo si può considerare un neologismo, in quanto correntismo è stato utilizzato soltanto in termini, diciamo, despregiativi negli anni 60 per evidenziare, per indicare parti del giornalismo che narravano vicende per lo più sociopolitiche. Quindi effettivamente nell'ambito narrativo e poetico il termine correntismo non esisteva. E questo fiume di cui parlavamo, questo uomo fiume, è fiume però all'interno di noi, poiché il nostro corpo costituisce un argine alla es massima espressione delle emotività, l'emotività che poi diventa sensazione, la sensazione che diventa emozione, l'emozione che diventa sentimento e in ultima fase amore. Quel termine che io non adoro definire. Ma ascolta, è un po' come il divenire di Eraclito, il tuo fiume. Allora, il fiume Lo racchiude. lo racchiude perché l'uomo, secondo me, è una continua evoluzione. Potremmo dire quasi, se vogliamo mutuare in parte da Niccolò Cusano, il famoso umanista, che Assolutamente. l'uomo è un microcosmo, ma allo stesso tempo un microcosmo che non rimane stagno, si espande continuamente. L'hai già detto all'inizio, ma io lo voglio chiedere di nuovo. Sì. Cos'è per Rocco Polistena la poesia? La poesia per Rocco Polistena inizialmente era una valvola di sfogo. Era un grido disperato di un uomo che preferiva stare racchiuso nel suo bugigattolo, non solo figuratamente, ma proprio fisicamente. Non Cioè, solo nell'angolo del tuo io. no, non solo nell'angolo del mio io, ma anche, diciamo, empiricamente, ecco. Mi aggradava più stare nell'angolo, all'ultimo posto, come diceva una famosa lirica, e osservare.
Poi sappiamo benissimo anche per circostanze, per persone che abbiamo conosciuto comunemente, ho deciso di scendere nell'algone socioculturale, ma in quel caso quindi prima la poesia era proprio quella valvola di sfogo, quell'urlo inascoltato. Poi nel tempo, nel libero fluire del mio essere, cercando di capire e far scendere e discendere rocco in rocco, ho capito che, appunto, come ti dicevo, è una danza con la carne, vale a dire quella carnalità, quel pasodoble con quello che mi residua di umano. Io dico che la poesia è sangue. È sangue, è fuoco, la poesia è anche una miscelania di sentimenti contrastanti. Cioè, la poesia nel suo mistero ha un qualcosa di indefinibile. Di divino, dico io. Anche, anche. Ascolta, è difficile essere poeta oggi e soprattutto essere poeta in Calabria. Io credo che non ci sia alcuna differenza per quanto riguarda la difficoltà dell'essere poeta in ogni evo umano. Non è che se prima i poeti venivano declamati tali perché riconosciuti nella società in cui vivevano, non erano comunque, passami il termine, dei reietti quasi, no? Dei disabilitati. Essere poeta in qualunque tempo è allo stesso tempo una defaianza, se vogliamo, ma anche e soprattutto un onere e una responsabilità. Passami il termine politica. Ti passo tutto. Okay. Ok. Come nascono generalmente le tue poesie? C'è un momento della giornata che tu dici mi siedo e scrivo una poesia, oppure arriva all'improvviso? Allora, guarda, ti posso assicurare che al di là dell'ultimatum che noi piccoli scriventi chiamiamo la borlime, cioè l'aggraziare il verso, la mia poesia per lo più è tutta interamente estemporanea, anzi alcune volte la consegno pure così come è. Non ci sono tempi, può essere l'ispirazione che ti viene sul momento, sull'attimo, può essere anche magari una recrudescenza che hai internamente che non hai esplicitato nei giorni e poi il pensiero ti viene. Non ci sono orari, ovviamente, l'ispirazione non ha orario. Sì. Ma con un po' l'ispirazione come i cimiteri di ricordi. Ah, okay. Non ho mai orario. Un orario scandito. Ascolta, tu abiti in un grazioso borgo, Lubrichi, frazione di Santa Cristina d'Aspromonte. Sì. Lubrichi ha influito nel tuo percorso poetico? Perché è carino, è circondato dalle montagne, dagli ulivi secolari, c'è San Fantino che è un santo meraviglioso. Quanto ha influito Lubrichi in Rocco? Io credo che ciascun uomo sia anche una specie di mago sentimentalis, quindi un'immagine dei luoghi che frequenta, con delle calature che dobbiamo, e degli intercalari che dobbiamo specificare, ovviamente, no? Non è che l'uomo è immagine e somiglianza perfetta dei luoghi in cui vive, però, come dici tu, l'elemento naturale, l'elemento umano, l'elemento, se vogliamo, artificiale, che è quello dato dalla nostra vita tra i nostri borghi, effettivamente incide parecchio anche sulla tua formazione, nonché poi la predisposizione familiare, come le frequentazioni. C'è un'altra cosa da ribadire, che proprio il nudo per nudo, ecco una delle tante linee che vanno snocciolate, che facciamo vedere, sì, ai nostri telespettatori. È la prima volta, l'avrai notato, rispetto alle altre sillogi,
in cui nudo per nudo significa anche professarsi meridionale, non l'ho mai fatto, professarsi aspromontano, non l'ho mai fatto, e la sillogia, se hai visto nella seconda parte, finisce proprio con la parola Calabria. Sì. Non che c'è la cosa, dici se hai in frutto lubrichi, nella sillogia, nella seconda parte, nei cosiddetti paralipomena, sì, le parole dette oltre, sì, perché la sillogia si compone di due sezioni, le mie nudità, la prima parte, e poi la seconda parte di paralipomena, c'è proprio lode correntista al paese natio. Quindi mi volle adolescenza declinata all'Itania di Piombo, e c'è scritto, non viene nominato, però c'è il fiume, il torrente, il piccolo fiumiciato, la fiumara, la chiameremmo noi, circostanziata di Domì. Domì è proprio la località attinente a Lubrichi, quindi sì, c'è. A me piace, mi reco spesso alla foce del Petrage. Sì, è molto bello scrivere lì. Tu sei più pianigiana, diciamo, sei più epico poetica, sì. Sei più oresteade. Oresteade, sì, 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 sì. Infatti io mi definisco la piccola poetessa della piana. La piccola. Vorrei adesso leggere questa che c'è in copertina, questa sì. Poesia, perché è davvero bellissima. È quella che conclude le mie nudità. Verrà il tempo del tempo, una cosmogonia a me vicina, un passo profanato dalla sonorità della mia anima, ritoccata dal visibilio del tutto umano, nudo per nudo, tutto nudo, da tocco franco. È bellissima, penso che in questa poesia si racchiude Rocco. Sì. E da titolo anche poi alla sigla, nudo per nudo. Qual è secondo te il lettore ideale delle tue poesie, e quale messaggio vorresti arrivasse al lettore dopo la lettura di questa sillogge? Che è molto bella e ve la consiglio. La consiglio a tutti i miei telespettatori. Allora, il lettore ideale, ovviamente, quando ho scritto nell'estemporaneità, non ho quantificato soprattutto non ho pensato al target, se è quello che... Quindi, secondo me, ciascun uomo è un lettore ideale, innanzitutto. Poi, qual è il messaggio? Il messaggio ultimo, che è, diciamo, un proseguimento dell'onda del correntismo, è... soprattutto che essere se stessi nell'essenzialità dell'io, senza fronzoli e orpelli, ripaga sempre. Vorrei tanto che il messaggio che che arrivasse è quello che ciascun uomo si riappropri finalmente e squisitamente della propria umanità. Abbiamo necessità di umanità. Qual è il tuo poeta preferito? Questa è una domanda alla quale io non rispondo nella tua libreria facilmente. No, vabbè, ci sono tantissimi poeti, però sicuramente non preferito tra un poeta non poeta come Pierpaolo Pasolini, sicuramente, piuttosto che Pessoa e la sua inquietudine, piuttosto che Alda Merini. Ma non dico che di disdegnare anche Sibilla Aleramo, piuttosto, quasi mi sconosciuta, quasi mi sconosciuta. Sibilla Aleramo è meravigliosa. Piuttosto che... Come Alda Merini. Alda Merini è la poetessa, è il fuoco della vita. Per eccellenza. Poi chi altri ancora? Ma non ho, perché potrei citarti anche Novalis, che quasi mi è sconosciuto. Pablo Neruda, che ne pensi? Neruda sì, però diciamo che fin troppo forse spinto e smielato rispetto ai miei canoni. Io sono più crudo rispetto a lui. Tu sei nudo. Sono nudo e crudo, sì, rispetto a lui sì. C'è una poesia che ami di più? Come una mamma ha tanti bambini e ha un figlioletto preferito, diciamo, passatemi il termine. Qual è il tuo bimbo preferito? Perché in fondo le poesie sono figli per noi. Certo. Sono la nostra carne, il nostro sangue. Sì, sì, perché diventano un parto intergenerazionale, diventano sì. Un parto d'amore, ecco.
quello può essere una delle possibili qualificazioni dell'amore, non definizione, mai definire, perché la definizione ristagna. Non c'ho una poesia preferita, è come dire togliti una cellula dal tuo corpo. No, bello, mi piace. No, nessuno mi aveva risposto così. non mi piace, non mi aggrada. Il nostro poeta è unico. No, vabbè. Progetti futuri, porterai questa Silloge in tournée, passami il termine. Guarda, solitamente quando ho pubblicato negli anni precedenti, l'avrai notato tu che sei anche molto attiva sul territorio, non aspettavo che il 15° giorno per iniziare il tour, quindi iniziare a promuovere l'opera. Più che altro non è tanto la promozione, perché a me non interessa tanto promuovere l'opera, condividerla. Ma condividerla e veicolare un messaggio, ecco, che è il messaggio dell'umanità. Bravo. Poiché bisogna, come diceva il buon Quasimodo, bisogna riscoprire l'uomo. Abbiamo la necessità della riscoperta dell'uomo. Sì, dal 15 scorso di maggio ho iniziato già col Festival Nazionale della Poesia a Cosenza. Bene. Ho iniziato, diciamo, questo mini tour nei prossimi mesi. Mi sono preso prima una bella pausa riflessiva appena è uscita la Silloge. Non ho voluto subito. Hai avuto la depressione postpartum? Diciamo un po' di sì. Ironicamente sì. Sì, ironicamente. No, è stata voluta, è stata una pausa voluta, perché secondo me ogni espressività deve anche decantare, deve essere riflessiva, deve autoriflettersi per poter dare poi un messaggio che sia comune. E ascolta, oltre le presentazioni stai scrivendo altre poesie? Hai in mente un'altra raccolta? In mente un'altra raccolta no, che scriva è innegabile. È innegabile. Non so quando scrivo, però scrivo. Rocco e la poesia sono un binomio, un matrimonio perfetto. Vabbè, tu sei troppo cara, sei troppo gentile. No, ti conosco. Ascolta Rocco, noi ti ringraziamo di averti avuto ospite qui. Per noi è stato un onore e un piacere. Ti facciamo tanti in bocca al lupo. L'onore è tutto mio, ovviamente. Vi ringrazio per questo spazio, ringraziamo anche chi ci ascolterà prossimamente. Niente, è una cosa che mi preme. Noi oggi stiamo registrando adiacenti a Torre Nuova Capitale Nazionale del Libro. Spero che davvero per il territorio sia un evento, un anno davvero proficuo, e che faccia davvero, ci faccia riscoprire la bellezza che c'è nella nostra cultura, poiché la Calabria è anche e soprattutto cultura. Condivido tutto quello che hai detto e ringrazio il nostro editore Pino Battista.